Ameria Radio presenta La mattina all'opera, buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane. La mattina all'opera, buongiorno con Giovanni Martinelli. A Montagnana, il 22 ottobre, infatti, del 1885, nasceva proprio Giovanni Martinelli, voce particolarissima, ricchissima, che ebbe una carriera straordinariamente lunga. Debuttò infatti nel 1910 e rimase solidamente in repertorio fino al 1950. Ma detiene poi un altro primato, cioè il fatto di avere cantato all'età di 81 anni in una produzione operistica, nel ruolo di Altum della Turandot, in una recita a Seattle nel gennaio del 1967, all'età di ben 81 anni. Il fatto di essere nato a Montagnana lo accomuna evidentemente all'altro grandissimo tenore di Montagnana, che appunto è Aureliano Pertile. Benché coetanei e legati per certi versi a un repertorio simile, non si può pensare a un approccio più diverso e una carriera più lontana. Questo rende il tenore di Montagnana Martinelli un caso veramente particolarissimo. La sua qualità vocale, per certi versi il suo temperamento e la sua estrosità lo rendono differentissimo da quello che invece era il nostro Pertile, sicuramente più tranquillo, più sereno, per certi versi legato a un profilo più basso, mentre invece Martinelli, anche per essere stato per numerosi anni al Metropolitan, più divo internazionale. Benché sappiamo bene che anche Pertile abbia avuto i suoi momenti di gloria al Metropolitan. Nato da una famiglia di umilissima estrazione, figlio di Antonio Martinelli, semplice falegname, ottiene, grazie allo studio ferreo e puntuale di Giuseppe Mandolini, un debutto al Teatro del Verme a Milano, con una particolare produzione, cioè lo Stabat Mater di Rossini. Ma nello stesso teatro, alla fine del dicembre del 1910, debutta con un successo straordinario nell'Ernani. È da notare, e non a caso noi abbiamo proprio scelto tra le pagine che ascolteremo la pagina di Ernani come Rugia dal Cespite, come Martinelli sia effettivamente l'unico che riesca a rendere a pieno non solo il dettato verdiano, ma i segni espressivi di questa difficilissima aria, superando per certi versi, per stile e aderenza vocale, lo stesso, per così dire, mentore verdiano Carlo Bergonzi. Si dimostra subito cantante di straordinaria qualità, per ricchezza di voce, di armonici e di spessore, e quindi viene immediatamente notato dagli impresari e anche dai grandi compositori dell'epoca. Il successo che ottiene quasi subito si manifesta nel fatto che già nell'11 viene chiamato presso Casa Ricordi per fare un'audizione, per portare al Costanzi di Roma, quello che sarà poi il teatro dell'opera, la rappresentazione italiana della Fanciulla del West, naturalmente nel ruolo di Johnson. Nel 1912 debutta al Covent Garden con la Fanciulla dell'Ouest, che diventa uno dei suoi grandi cavalli di battaglia, Aida e Manon Lescaut. Il debutto al Teatro alla Scala viene appunto ancora una volta il 29 di dicembre, sempre con Fanciulla dell'Ouest, e nel 13 inizia la sua lunghissima collaborazione col Metropolitan, che lo vedrà fondamentalmente cantare continuativamente fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questa
permanenza al Metropolitan ha per certi versi segnato in positivo e in negativo la carriera di Giovanni Martinelli. Infatti, l'ombra carusiana che imperava ancora negli anni dell'affermazione e soprattutto dopo la morte di Caruso nel teatro Metropolitan spingono in alcuni casi Martinelli a imitare in qualche tratto appunto il canto di Caruso. Dall'altra parte aveva un'esuberanza vocale che per certi versi non aveva il carattere, per così dire, malinconico e dolente che in alcuni casi si percepisce nel canto di Caruso, essendo lui per certi versi più aggressivo e deciso. Resta comunque un cantante di altissimo livello che, grazie alla permanenza negli Stati Uniti, non solo è profondamente documentato a livello discografico, con una ricchezza di incisioni per la voce del padrone americana, ma dall'altra parte abbiamo la possibilità, grazie alle registrazioni su acetato che avvenivano delle opere dal vivo al Metropolitan già nella seconda metà degli anni 30, abbiamo una ricchissima possibilità di ascoltarlo in numerose incisioni dal vivo di qualità di livello, a cominciare per esempio dalla Gioconda con la Milanov o ancora dalla Norma con Gina Cigna. Nel 1937, in occasione dell'incoronazione di Giorgio VI, cantò al Covent Garden Otello e Turandot con la grande Eva Turner. Nel 1939 poi si accostò a Wagner cantando il Tristano e evidentemente mantenendo nel suo repertorio ancora questo ruolo per qualche anno. Tra le sue incisioni più importanti vanno ricordate, per esempio, quelle che vengono considerate come esemplari, la grande finale di Aida con la Ponselle ed ancora pagine di Chenier e le pagine che abbiamo evidenziato prima di Hernani. Così Williamson dice in Le grandi voci. Al suo parere, Martinelli sembrò un epigono dei vecchi tenori drammatici di genere verdiano e meyerbeiano, specie per lo squill adamantino e la grande estensione e la facilità del registro acuto. Egli fu tuttavia indotto dalle esigenze di repertorio dei grandi teatri a specializzarsi anche in diversi lavori della giovane scuola italiana. Ciò gli nocque assai meno che ad altri, sia per l'esclusione di opere con tessiture troppo rischiose, di solito quelle di Mascagni, sia per il tipo della sua fonazione, sempre mirante, secondo i dettami della scuola ottocentesca, alla risonanza cosiddetta in maschera. L'accostamento al repertorio pucciniano migliorò anzi sensibilmente le sue capacità interpretative e mimiche. Peraltro, alla morte di Caruso, la preoccupazione di ergersi al suo diretto successore lo portò a imitare scopertamente il timbro, le emissioni e le più caratteristiche inflessioni. D'altro canto, il suo progressivo adeguamento al pubblico del gusto americano, mentre lo spinse a perfezionarsi come autore, si distinse per le accuratissime truccature, lo indusse a smorzare le smaglianti vibrazioni del registro acuto, sicché, al suo attesissimo ritorno a Milano e Roma nel 29, la voce troppo scurita, tubata e fissa, finì col deludere le aspettative quasi frenetiche del pubblico. In America il declino avvertito intorno al 1933 apparve superato nel 1936. A Londra nel 1937 la critica notò che Martinelli, pur mancando della voce titanica di Tamagno, aveva nell'Otello sprazzi stupendi e si distingueva dagli altri protagonisti, anche famosi dell'opera verdiana. Il suo era un noble Moor, quindi un nobile Moro. I migliori dischi di Martinelli sono quelli da lui incisi per la Victor, e tra i quali spiccano soprattutto i brani dell'Aida, del Trovatore e dello Chenier. È comunque opinione generale che in tutte le incisioni di pezzi desunti da opere in cui il tenore sia un personaggio a sfondo epicheggiante, Martinelli è in grado di reggere il confronto con qualsiasi altro cantante della sua corda. I dischi di Martinelli hanno sempre goduto di un grande favore presso il pubblico e i collezionisti. Fra l'altro, la sua maturità coincise con l'avvento del cinema sonoro e le case cinematografiche andarono a gara per girare brevi film in cui il tenore cantasse brani del proprio repertorio. I numerosi dischi a vitalfon sono tratti dalle colonne sonore di questi film. Quando Martinelli si ritirò dalle scene, fu persuaso dagli amici ad incidere un certo numero di canzoni e di pezzi d'opera, e in genere questi dischi ebbero un notevole successo. Ancora oggi sono tenuti in gran conto dai loro fortunati possessori. L'unico disco inciso da Martinelli,
fu intesa a celebrare nel 1962 il cinquantenario della Fanciulla dell'Oest, insieme alla sua carriera discografica. Questo disco è forse il più sensazionale di Martinelli, per il vagore giovanile, la forza degli attacchi e l'ampiezza dei flauti, assolutamente sorprendenti in un uomo di 77 anni. Data l'enorme richiesta di dischi di questo grande artista, la maggior parte del suo repertorio sarà trasportata in microsolco, insieme a molte trasmissioni radiofoniche e registrazioni di recital metropolitan. Per quanto riguarda il lato tecnico delle incisioni, giova ricordare che la voce chiara di Martinelli era adattissima al fonografo. Il disco meno riuscito è la selezione dell'Otello, dove il suono non è all'altezza dei Victory 10 anni prima. Non vi mancano tuttavia momenti di grande bellezza. Le incisioni ricavate da trasmissioni radiofoniche sono di disperato valore. Alcune sono eccellenti, anche quando il suono è mal reso, presentando sempre l'interesse di un'esecuzione dal vivo. Abbiamo dunque deciso di proporre due incisioni per ricordarlo nel giorno del suo compleanno. Sono due incisioni proposte appunto per la voce del padrone americana, come abbiamo detto precedentemente, per la Victor, che rappresentano appunto il meglio di Martinelli, secondo molta parte della critica. Sono due incisioni del 15 e sono la pagina di Ernani che abbiamo citato, Come ero già dal cespite, e Assì ben mio. Queste pagine hanno il merito non solo di ritrarre un Martinelli ancora giovane e gagliardissimo, la qualità vocale rimane per certi versi immutata. Abbiamo detto che nel 77, quando reinciderà ancora la pagina della Fanciulla dell'Oest, dimostra ancora una gagliarderia, una per certi versi freschezza di strumento veramente notevole. Ma soprattutto quello che manca a queste incisioni di negativo, per così dire, è il fatto di volersi in qualche modo avvicinare al gusto americano promosso da Caruso. Da questo punto di vista abbiamo quindi una vocalità veramente ancora aulica, ottocentesca, che si adegua perfettamente a queste due figure verdiane. L'incedere vocale, la sottigliezza del fraseggio, il rispetto delle forcelle, quanto del legato verdiano coniugato con un'dizione di livello e una voce leggera e per certi versi brillante, ne danno un vero e proprio modello di esecuzione. Fa parte quindi di quei tenori per certi versi leggeri che nella seconda parte degli anni 20 e 30 andranno ad accaparrarsi a questi ruoli. Ed è per questo che c'è comunione in alcuni casi con la voce di Pertile, che era una voce sicuramente molto più ampia nella parte grave e quindi più suggestiva per certi versi a livello di spessore e di sapienza di fraseggio, ma non aveva quella comunicativa immediata, non solo nel settore acuto, ma anche nell'immediatezza della modalità che verrebbe detta in Ottocento simpatia, cioè il fatto di essere piacevole in immediato all'ascolto. Una voce quindi bella, ben proiettata, di qualità. Un cantante che ancora nel 15 risente in tutto e per tutto di quello che è il grande clima ottocentesco araldico. Una voce da conoscere ed apprezzare. Quindi, con queste due meravigliose pagine verdiane, Come ero già dal cespite dell'Ernani e Assì ben mio dal Trovatore, incise per la Victor, voce del padrone americana nel 1915, vogliamo veramente ringraziare la presenza artistica di Martinelli e dare un buongiorno a tutti voi e un buon ascolto.
Il vostro aiuto
Ameria Radio ha presentato La mattina all'opera. Buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.